Allora, questo libro vuole sì ricostruire quella che è stata la grande tragedia di 70 anni fa, però al tempo stesso vuole anche testimoniare della capacità del Polesine di ripartire. Quindi si parte da lontano nella plurisecolare storia di alluvioni del Polesine, si arriva a quella del 51, ma dopo si parla anche di questi ultimi 70 anni in cui il Polesine ha saputo sganciarsi dal ruolo di Cenerentola del Veneto per assumere uno sviluppo a livello della media regionale, dimostrando la capacità di iniziativa di ripresa dei polesani. Abbiamo ritenuto importante iniziare questo Festival di Solidaria a Rovigo con un'iniziativa che ricordasse i 70 anni dall'alluvione del 51 qui in Polesine. L'abbiamo ritenuto importante perché è stato un evento che ha tracciato un solco profondo nella storia di questo territorio e perché lo ha fatto anche nella storia dell'intera Italia e del mondo della solidarietà. Abbiamo visto proprio 70 anni fa qui in Polesine nascere alcune espressioni della solidarietà organizzata che poi hanno dato appunto la traccia al mondo della solidarietà di lì in avanti, che ha portato poi la nascita del grande volontariato organizzato italiano. Lo facciamo con un ospite d'eccezione che ha scritto un libro importante su questo, Francesco Iori, che siamo molto felici di avere qui.